Smart working, remote working, quante volte in questo periodo abbiamo sentito queste parole? Ormai sono sulla bocca di tutti e sono un nuovo modo di lavorare per contrastare questa epidemia che ormai sta dilagando da mesi e mesi in tutto il mondo. Ovviamente questo ha portato ad un lavoro extra, tra l'altro mai provato, mai sperimentato per tutte le reti aziendali nel mondo, portando spesso e volentieri a crash delle VPN, impossibilità a usare i tool aziendali e questo sappiamo se pensiamo solamente al lato end user. Mettiamoci invece nei panni dei poveri uffici IT o delle varie aziende che si sono trovate un momento all'altro a dover affrontare costi impressionanti per cercare di dare, di tirare su VPN che fossero in grado di sostenere questo enorme workload, nonché ovviamente di mantenere aggiornata anche la propria rete interna per non farsi trovare impreparati al rientro. Quando mettiamo mano ad una rete in un ufficio, in una piccola, una media azienda o anche in un'azienda, sembra un processo molto importante. Trovare un prodotto giusto che riesca a coniugare e a convogliare in un unico device quante più features, mantenendo comunque la più completa personalizzazione, è una sfida tutt'altro che facile. QNAP ci viene incontro con questo nuovo prodotto che promette di prendersi carico di tutte queste nuove sfide. Si chiama Quora 301W. E dopo la sigla lo andiamo a scoprire insieme. La scatola con cui ci arriva il Quora è ormai la classica scatola in cartone con cui ci ha abituato QNAP. Troviamo raffigurato davanti il router con le varie caratteristiche tecniche in primo piano, non andiamo a svelarle perché ne andremo a parlare successivamente. Sul retro avremo altre caratteristiche tecniche, una fotografia del retro e del nostro router, le dimensioni, il peso, diciamo le dimensioni siamo intorno a 250x180 mm per uno spessore di quasi 50 mm, del peso di quasi 2 kg, è comunque un signor router. Andiamolo ad aprire per vedere come ci arriva il bundle con cui ci arriva, che comunque essendo un prodotto aziendale è sempre molto essenziale. Avremo il libretto di istruzioni, il nostro router, un cavo categoria 6, poi andremo a scoprire perché, il cavo d'alimentazione e il suo alimentatore. Andiamo ad analizzare un attimo il router stesso. Sul frontale il case è un case in plastica dura, molto, molto solido, non ha scricoli di alcun tipo, si sente comunque che è un prodotto di fascia elevata, non è un segmento, è un prodotto di fascia consumer, di fascia low end. Sul frontale avremo i classici LED di notifica, comunque sia i LED con cui ci vengono segnalati l'accensione, varie informazioni, la presenza delle reti delle connessioni dalla porta 1 alla porta 4, che sono classiche porte GigaLAN. Avremo oltretutto due altri LED per le porte 10 gigabit e la LED per lo stato del wifi, il loghetto QNAP. Sui lati non abbiamo altro che delle griglie di areazione e sul retro troveremo il plug per la connessione dell'alimentatore, il tastino accensione, il tastino VPS, il pin per fare il reset, due porte USB 3.0, due porte multi-gig e quattro porte GigaLAN. Ora, internamente il Quora 301W è equipaggiato a un processore Qualcomm quad-core da 2,2 GHz e 1 GB di RAM. Lato connettività, come abbiamo detto, avremo il Wi-Fi, ma avremo il Wi-Fi 6, con lo standard 802.11ax, quindi avrà due bande a 2,4 e 5 GHz. La trasmissione è garantita da 8 antenne con tecnologia MUMIMO che ci permetteranno di avere una velocità di trasferimento fino a 3600 Mbit al secondo e la possibilità di utilizzare più client Wi-Fi contemporaneamente. Voglio soffermarmi un attimo sul Wi-Fi 6 e sul perché è uno standard molto importante e sul perché è sicuramente una feature molto importante anche di questo prodotto di QNAP. Infatti il Wi-Fi 6 è uno standard che punta ad essere più veloce fino al 40% rispetto allo standard precedente. Insomma, nel trasferimento di dati tra questo router e vari dispositivi, dopo vi faremo vedere, potrebbe raggiungere anche velocità quasi fino a 2 gigabit al secondo, quasi 250 megabyte al secondo, tanto per intenderci. Non vogliamo, nel nostro caso,
vi faremo vedere con un PC assemblato, abbiamo una scheda madre dell'Asus con già la scheda, una scheda Wi-Fi integrata Wi-Fi 6, vi faremo vedere come riusciremo a raggiungere velocità di scrittura intorno a 70-80 MB al secondo e di lettura superiore a 110 MB al secondo. Comunque sono velocità anche in questo caso, anche se non sono al top dei 3600 megabit teorici che può offrire Wi-Fi 6, comunque sono sempre velocità paragonabili a quelle di una rete cablata gigabit. Inoltre, oltre alla maggiore velocità, avremo anche delle migliori performance in aree molto affollate. Ora, questo è molto importante per le medie aziende e medio-grandi aziende. Infatti il Wi-Fi 6 tende a mantenere per tutte elevate performance anche quando molti dispositivi si connettono contemporaneamente al cuore. Infine, e questo farà felice chi lavorerà nel nostro ufficio, comunque sia anche chi lo sfrutterà da casa, il protocollo Wi-Fi 6 riuscirà anche a ridurre i consumi energetici. Infatti, grazie a un nuovo algoritmo, Target Wake Time, questo protocollo riesce a ridurre anche appunto i consumi energetici dovuti ai trasferimenti dei pacchetti. Questa nuova tecnologia infatti è in grado di comunicare al dispositivo connesso al device, quindi allo smartphone o laptop che sia ad esempio, quando devono accendere il chip Wi-Fi e quando invece devono spengerlo, così da evitare inutili sprechi energetici. Passando alla connettività fisica, come abbiamo già mostrato prima, avremo 4 porte gigabit, una di queste la andremo a configurare come porta WAN, e 2 porte da 10 gigabit. Questo ci permetterà di effettuare configurazioni WAN LAN molto flessibili per una distribuzione di rete veramente ottimizzata. Inoltre il Quora consente una topologia VPN Mesh interconnessa sul Q1, che è la tecnologia SD-WAN di QNAP, che fornisce un'infrastruttura di rete affidabile per la trasmissione digitale. Avremo una larghezza di banda di rete prioritaria, una file over WAN se abbiamo bisogno, automatica, gestione cloud centralizzata e moltissime altre features. Cerchiamo ora di mostrarvi com'è il nuovo pannello di controllo del nuovo Quora 301W. Ora andiamo ad alimentarlo. Quindi noi abbiamo utilizzato come configurazione la porta LAN con la porta LAN 1 come porta WAN, mentre abbiamo sfruttato le due porte 10 gigabit, la prima per connettere il TWS 672 che ha una porta a 5 gigabit, mentre sul computer fisso, sul nostro PC fisso, abbiamo installato una scheda di rete da 10 gigabit e l'andremo ad attaccare sulla porta 1 multigig del Quora. L'altro NAS che abbiamo, il TS231P, P3, lo andremo a connettere a una porta 2, 3 o 4 della gigabit del nostro Quora. Le porte da 10 gigabit del Quora sono retrocompatibili ovviamente a tutti gli standard precedenti, quindi faranno la 10 gigabit, la 5 gigabit, la 2,5 gigabit, 1 gigabit fino al 110 megabit ovviamente. Quindi noi in questo modo andremo a sfruttare? Andremo a sfruttare in pieno la velocità del nostro TWS 672, in cui abbiamo installato 5 hard disk della Western Digital, 2 NVMe della Western Digital da 500 a 480 GB per cercare di sfruttare al massimo questa velocità. Gli hard disk sono RAID 5 e sono supportati appunto dalla velocità cache degli NVMe, mentre sul TS231P3 abbiamo installato 2 hard disk sempre da Western Digital modello RAID da 14 TB l'uno. Allora possiamo vedere come il nostro Quora sia stato correttamente riconosciuto, velocità da 10 gigabit, quindi è una piena velocità tra il computer fisso e il Quora. Andiamo a mettere username e password e vediamo com'è fatto all'interno il pannello di controllo del Quora. Ora ovviamente noi abbiamo già fatto l'installazione precisiamo che questo Quora possiamo utilizzarlo sia come Edge che come Hub. Ora, la differenza cos'è tra Edge e Hub è la prima cosa che vi salterà all'occhio quando andrete a configurarlo. La differenza è che se questo è il primo device che volete utilizzare la Q1 di QNAP, questo dovrete installarlo come Hub in modo tale che lui possa gestire in automatico anche tramite la WAN di QNAP a livello
globale, quindi lui si connetterà al Q1 Orchestrator. Andiamo a mostrarvelo. Quindi lui si connetterà appunto al Q1 Orchestrator e tramite le sarà il hub centrale di tutta la vostra organizzazione. Se invece diciamo avete già un altro server, un altro QNAP, un AS della QNAP appunto, che su cui avete già installato il Q1 Agent, potrete andare a configurare questo QoRA come edge verso il vostro primo NAS. Ora, nel nostro caso, noi, essendo il primo, abbiamo voluto installare questo come hub, appunto, e abbiamo fatto una connessione PPP OE verso il nostro router aziendale che abbiamo nella nostra stanza. Quindi lui ha un IP esposto ed è direttamente connesso a internet. Tutti i device che sono collegati in questa stanza sono collegati fisicamente a lui. In più abbiamo un altro QNAP, il TWS473, che invece è collegato ovviamente a casa mia, ma per farvi vedere, se aveste un'altra azienda, potete connettere i due device e vedere anche esattamente la topografia di come è fatto. Noi siamo a Massa, io abito a Carrara, quindi avremo questa connessione diretta. Questa connessione ci permetterà appunto di avere una VPN stabile e velocissima e appunto performante in maniera molto semplice e immediata, senza nessun problema. Sempre per quanto riguarda la VPN, visto che stiamo parlando, appunto potremo utilizzare ovviamente il QVPN e avremo i vari standard Qubit, le 2TP e OpenVPN per connettere qualsiasi altro device al nostro QoRA senza ammattirci, diciamo. Noi vi consigliamo l'OpenVPN perché il client è molto stabile, velocissimo ed è compatibile con qualsiasi device. Lo potremo trovare dall'iPhone, Android, anche su tutti i vari computer, Mac e Windows. Quindi, tornando a noi, il dashboard ci fa vedere appunto un overview generale di come si stia comportando il nostro QoRA, la connessione, quindi ci fa vedere che ci sono tre client connessi contemporaneamente al QoRA, il QoRA è connesso a internet. Avremo un overview della WAN, in questo caso abbiamo connesso solamente una porta. Se volessimo connettere più porte, abbiamo la possibilità di avere anche un failover oppure un balance attraverso le nostre connessioni che potremo avere in azienda. Possiamo andare a creare delle sottogruppe per il wifi, quindi potremo andare a creare dei virtual access point per poter dividere, magari vogliamo lasciare una rete dedicata a un certo gruppo di utenza, un'altra dedicata con delle limitazioni, un'altra dedicata a un altro gruppo di utenza senza limitazioni, quindi potremo andarlo a fare. Potremmo ovviamente andare ad abilitare la wireless network, la andiamo ad abilitare e vedremo la password semplicemente. Quindi potremo dare la nostra password ai nostri guest. Sempre nella pagina principale andiamo a vedere la velocità di attualmente in uso del nostro QoRA, quindi avremo una velocità attualmente 33 kilobyte, 41 kilobyte, perché non c'è nessuna attività. Sulla parte Q1 possiamo vedere che la nostra organizzazione, la regione, My Site, quindi noi potremo andare a vedere dov'è questo, potremo andare a impostare l'hub di questo QoRA nella nostra organizzazione, l'abbiamo installato come hub e le abbiamo dato le nostre coordinate GPS per vedere esattamente dove è connesso. Quindi il nostro è connesso, un hub to edge connesso, quindi appunto è l'altro QNAP che ho a casa che ci fa vedere che è connesso. Client, qua ci dà un elenco, una lista di tutti i client che sono connessi o che si sono connessi al nostro QoRA. Potremmo andare a bloccare dei client che non vogliamo che siano sospetti. Nella parte network possiamo andare, come vi dicevo, a definire le varie porte, come andiamo a utilizzarle. Tra l'altro è molto semplice e immediato, perché passandoci sopra con il nostro cursore si andrà anche a evidenziare la porta che stiamo modificando. Quindi noi la prima porta l'abbiamo messa come WAN con connessione PPOE.
Se vogliamo possiamo anche connetterlo semplicemente come access point, ma sinceramente lo vedo sprecato perché andiamo a perdere tutte le capacità che ha questo fantastico router. La porta One appunto l'abbiamo connessa in connessione PPOE, ha una porta sfrutta la connessione diretta verso il nostro router a 1 gigabit. Abbiamo una connessione T-Business molto semplice. Per fare questa connessione PPOE, se foste anche voi con T-Business, basterà come username il vostro numero di telefono e come password tema DSL. Per quanto riguarda la LAN, anche in questo caso vedremo come sono configurate le varie porte, quindi la 2, la 4 e quelle da 10 gigabit. Potremo andare a creare delle nuove VLAN, volendo, per destinare una determinata porta ad una virtual LAN, quindi ad esempio se noi vogliamo dividere vari uffici, vari piani di un ufficio, oppure l'ingegneria dai commerciali, non vogliamo che le due reti si parlino a vicenda, oppure abbiamo due aziende che non devono connettersi a vicenda, ma abbiamo un unico router, possiamo farlo tranquillamente. Routing, abbiamo la tabella routing, static routing, in cui noi potremo andare a impostare delle tabelle personalizzate. Come vi dicevo, c'è la possibilità di mettere fino a 6 gruppi di virtual access point, andare a impostare e abilitare la guest wireless network e ovviamente la possibilità di abilitare il VPS. Sinceramente, essendo un prodotto destinato alle aziende, non ve lo consiglio. Per quanto riguarda il NAT firewall, ovviamente possiamo andare a abilitare il nostro firewall, possiamo andare ad aggiungere qualsiasi tipo di rules, di legge, quindi con un protocollo TCP, UDP, eccetera, come comunque in qualsiasi altro router. Il NAT possiamo andare a applicare il nostro porto forwarding oppure andare a modificare altri parametri, parental controls se volessimo utilizzarlo a casa. System Operation Mode, vediamo appunto che in questo caso noi l'abbiamo utilizzato come Wireless Router Mode di default, invece potremmo utilizzarlo anche semplicemente come Access Point. Abbiamo il log degli eventi, altri System Settings, mi raccomando se è importante, per esempio c'era sull'Access Control di Remote Management di base è disabilitato, quindi se noi vogliamo poter accedere anche dall'esterno, non solo dalla rete interna, dovremo sempre abilitare questa voce. La parte firmware è per aggiornare il nostro firmware. L'abbiamo aggiornato ieri, ci è arrivato da pochi giorni, quindi il nostro firmware è l'ultimo. Il Q1 Orchestrator invece come funziona? Ora vi faccio vedere la nostra rete interna con cui l'ho connesso, appunto la topologia è questa, però se vi faccio vedere ad esempio una rete molto più grande che QNAP ci ha dato la possibilità di vederla, la loro rete aziendale, quindi avranno due hub principali, uno a Hong Kong e uno a Roma, e ci saranno tutti gli altri uffici sparsi per l'Italia, per la Spagna, connessi tra di loro. Quindi questa qua sarà una rete VPN integrata veramente che si può creare in un paio d'ore. Stiamo parlando di una rete tra nazioni, città e quant'altro, quindi veramente immediata. Torniamo alla nostra organizzazione senza volere spulciare troppo nella rete di QNAP. Potremo andare a identificare i nostri device, quindi noi abbiamo il QR demo che è appunto questo, vediamo dove è connesso, in che porta è connesso, come il suo stato della WAN, della VPN, la velocità attuale di utilizzo, latenza, jitter, la percentuale di pacchetti persi. Avremo un grafico temporale, vediamo anche dove è installato il router. Ok? Noi siamo esattamente qua. Se andassimo a cambiare, possiamo vedere il TWS473, che è appunto il device che ho a casa. Anche in questo caso, ora ovviamente io qualsiasi computer andassi a connettere alle porte LAN che ho dedicato alla Q1 del mio TWS a casa, avrò un'altra rete aziendale completamente connessa con questa dell'ufficio. Quindi se mettessi dietro una switch potrei avere tutte le stesse funzionalità come se fossi qua in ufficio. Topology, ovviamente qua ci fa vedere come siamo connessi, ovviamente ci sono solamente due device, quindi nulla di particolare da vedere. Integrated mailing settings nel caso in cui ci fossero delle connessioni tra più nazioni, tra più continenti.
Avremo anche qua degli alert di quando ci siamo collegati, avremo il log degli eventi, avremo la possibilità di richiedere dei packet capture per analizzare il traffico della nostra rete, alcune configurazioni, firmware management che possiamo fare direttamente da remoto. Quindi su entrambi i miei device vedo che il firmware è già aggiornato. Tornando al volo su Q1 Device possiamo vedere altre caratteristiche, quindi la percentuale di utilizzo del mio Quora, la percentuale di utilizzo della RAM, un report sul traffico temporale, quanto è stato mandato, quanto è stato trasmesso, altre informazioni generali sul router, dove si trova, chi contattare, quality service è ci hanno confermato con un'app che sarà attivata nel Q1 2021 questa funzionalità. Static Route possiamo abilitare anche qua da remoto delle altre impostazioni. Se andremo a cliccare su Quora Settings invece ci rimanderà esattamente alla nostra pagina del router tramite ovviamente l'IP esterno. Noi potremo andare a riconnetterci. Certo, voglio loggare l'altra persona che è loggata dentro, non ci interessa, e siamo esattamente nel nostro router. Quindi andiamo a vedere ora come performa il nostro router. Andiamo anzitutto, per darmi un'idea, andiamo a connetterci con la rete Wi-Fi. Siamo connessi a velocità di 1200 Mbps, quindi ragionevolmente dovremmo stare intorno ai 100 Mbps di transfer rate. Andiamo a prendere ad esempio il nostro 672. Bene, allora il test è terminato, quindi possiamo vedere come abbiamo una velocità media di scrittura di 94 MB al secondo e una velocità di lettura intorno ai 110 MB al secondo. Ora stiamo parlando ovviamente di connessione Wi-Fi. Abbiamo una connessione che è paragonabile a una connessione LAN da 1 gigabit. Quindi ora stiamo sfruttando al 100% la connessione tra la scheda di rete da 5 gigabit al secondo del nostro NAS e la scheda di rete a 10 gigabit del nostro computer. Quindi ovviamente sarà bloccato, lui sarà il collo di bottiglia. Quindi come possiamo vedere, con una connessione a 5 gigabit avremo una velocità di scrittura intorno a 320-350 MB al secondo di media e una connessione e una velocità di lettura intorno a 540 MB al secondo. Possiamo andare ora invece a vedere, facendo la prova sull'altro NAS che è connesso a 2,5 gigabit. Vediamo come la velocità di scrittura sul nostro TS231 P3 sarà saturata a 106 MB al secondo e anche probabilmente la velocità di lettura sarà mediamente la stessa, 116 MB al secondo. Ricordiamo che più o meno per fare le proporzioni moltiplichiamo questo valore per 8 e troviamo il valore della connessione a 1000 Mbps al secondo. Che dire? Prima di tirare le conclusioni, ovviamente volevo ricordarti che se questo video ti è piaciuto metti un like e iscriviti al nostro canale. Il QNAP, il Quora 301 PV, è sicuramente un prodotto non adatto a tutte le tasche, siamo infatti a una cifra molto importante, superiore ai 350 euro al prezzo di vendita. È sicuramente un device a livello aziendale che permette a tutti gli uffici IT, comunque sia ai professionisti, di avere in un unico prodotto varie features che, se messe insieme tramite altri componenti, avrebbero un costo molto maggiore. Ci dà comunque la garanzia di avere un'azienda come QNAP alle spalle per quanto riguarda gli aggiornamenti di firmware, che come possiamo vedere siamo abituati ad avere nei nostri NAS, sono costanti e veramente duraturi. Io ho avuto anche un NAS che mi è durato più di 10 anni e dopo 10 anni continuavo ad avere gli aggiornamenti firmware, quindi da questo punto di vista è sicuramente un punto a vantaggio per l'acquisto di questo router. A noi è piaciuto veramente tanto, sicuramente stiamo facendo un pensierino per poter usarlo, comprarlo e usarlo anche nel nostro ufficio per sostituire il nostro attuale router. Nulla, non c'è altro da aggiungere, mi raccomando. Continua a seguirci, vieni sul nostro sito per la recensione completa su extremehardware.com, seguici sui nostri social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!